Ragazzi, oggi facciamo un unboxing. È un po' di tempo che non ne porto, l'ultimo è stato quello del One Wheel. Questo è un unboxing molto veloce, ma colgo l'occasione per spiegarvi una cosa sui treppiedi. Quindi rimanete collegati e seguite il video fino alla fine. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick. Bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Come vi dicevo, oggi facciamo un unboxing che è il pacco Amazon, che è arrivato qualche tempo fa. Non l'ho ancora aperto perché appunto aspettavo di fare questo video, e senza dilungarci troppo, cutter magico e procediamo con l'unboxing. Iniziamo e apriamo la scatola. La prima che vediamo è questa, che è la più semplice e non c'è niente da spiegare quando riesco ad aprirla. E ho preso due batterie per la Panasonic, la sto usando molto per fare video e scatto anche delle foto mentre vado in giro, e vedo che la batteria scende abbastanza rapidamente, quindi ho deciso di comprare le Patona perché sono ottime batterie, quasi simile alle originali ma costano la metà, quindi con il prezzo che ho speso per comprarne due di Panasonic ne avrei preso solo una originale. Comunque niente, batterie per la Panasonic, queste le siluriamo via. Poi ho preso questo di Peak Design ed è una cosa che spero sia veramente fantastica e utile, ed è un aggancio da mettere sugli spallacci o sulla cintura, insomma dove volete, per attaccare la macchina fotografica e portarla in giro senza dover appunto tutte le volte tenerla in mano come faccio io con il GorillaPod. All'interno c'è la brugola per montarlo, perché non ha l'attacco a vite ma l'attacco a brugola, così è più resistente. E devo dire che ci sono impegnati a fare la scatola, eh? Via. Si utilizza la classica vite da macchina fotografica, si avviterà sotto e poi si aggancia qui. E questo ve lo attaccate o allo spallaccio dello zaino o magari alla cintura o dove siete più comodi, insomma. Così riuscirete a portare in giro la macchina fotografica in modo molto più comodo. Anche questo lo mettiamo da parte. Come ultima abbiamo la testina rotante per il cavalletto, e ora voglio spiegarvi perché l'ho acquistata. Queste le mettiamo da parte. Questo era un prodotto nuovo su Amazon, ma devo dire che mi sembra veramente molto ben fatto. Tutto in alluminio, resistente, le viti sono abbastanza dure da regolare, quindi è una cosa positiva perché vuol dire che è un materiale di qualità. Molto wow, molto, è un bellissimo prodotto veramente, e ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Ora non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque ve lo lascio qui nel video, ed è veramente un bellissimo prodotto. Sì, sono soddisfatto di questo acquisto per adesso, ovviamente devo ancora provarlo, però mi sembra veramente un prodotto molto serio. Sì, bello bello bello. E in più questo ha un attacco di fianco qui, adesso cerco di farvelo vedere meglio, dove si può mettere per esempio il microfono se stiamo utilizzando la luce sopra alla nostra fotocamera o il flash. Qui abbiamo lo spazio per aggiungere qualcosa. Nel mio caso magari metterò qua il microfono e sopra metterò la luce se mi serve o qualcosa del genere. Comunque essenzialmente l'ho preso per questo, e perché adesso arriva il motivo di questo video, è perché ha l'attacco Arca Swiss. Per chi si affaccia al mondo della fotografia per la prima volta, i cavalletti sembrano tutti uguali e quindi si prende per lo più quello più economico o quello che comunque ci sembra avere un buon rapporto qualità-prezzo. Ma andando avanti ci si accorge, specialmente quando si hanno più cavalletti, che c'è un problema. E, per esempio, questo è quello che avevo io prima, quello che uso per la mia Nikon D5600 quando faccio video in casa. A questo tipo di attacco è un attacco proprietario loro e non va bene da nessun'altra parte, lo posso usare solo qui sopra e basta.
Quindi ogni volta che dovevo utilizzare o il cavalletto o il GorillaPod, dovevo svitare la vite sotto, avvitare quella del GorillaPod e quindi portava via un sacco di tempo. Poi col tempo ho capito, forse un po' tardi perché nessuno me l'ha spiegato, che c'è un attacco standard che va bene su più cavalletti, e questo è l'arca Swiss. Praticamente questo attacco è uno standard, quindi noi possiamo rimuovere la sua placchettina, che noi ovviamente metteremo sulla macchina fotografica, e utilizzare, non so, questa è molto utile, l'ho acquistata qualche tempo fa, anche di questa ho fatto l'unboxing, è molto utile perché si può utilizzare la macchina fotografica sia in orizzontale che in verticale senza dover continuare a cambiare posizione del cavalletto, della testina, eccetera, ed è una cosa veramente veramente utile. Questo l'ho acquistato da montare sopra al mio GorillaPod. Questo è il suo attacco proprietario di Joby. Quindi una volta che la nostra macchina fotografica è montata su questo attacco, l'unico cavalletto che si può usare è il Joby. E siccome io appunto volevo scattare foto e fare video con la stessa macchina fotografica, ho dovuto comprare questo, che è una cosa veramente molto ma molto utile. Il cavalletto che sto utilizzando adesso per registrare con Panasonic ha già l'attacco Arca Swiss, e ho utilizzato quel cavalletto con questa piastra montata su Nikon D5006 nell'ultima escursione alle cascate della Val Vertrova. Ragazzi, vi lascio qua il link, è un posto fantastico, guardatelo perché ho fatto delle foto veramente veramente stupende, e appunto mi sono trovato veramente un sacco bene. Credo che acquisterò un'altra testina come questa, perché è veramente fantastica da montare su questo cavalletto, perché mi sembra molto più seria. Cioè, guardate, si può girare dappertutto, e sono veramente molto soddisfatto, è un bellissimo prodotto, sì. E ragazzi, appunto, anche questo che ho acquistato, quello per metterlo allo zaino, alla cintura, ha l'attacco Arca Swiss, quindi potremo utilizzare questa piastra e montarla dove ci pare, per esempio su questa testina, che è quella che metterò sul GorillaPod, sul cavalletto. Quindi con un solo attacco riusciremo a fare 2000 cose, quindi veramente molto utile. Questa essenzialmente era la motivazione per cui ho fatto questo video, che era per spiegarvi l'Arca Swiss. Quindi ragazzi, se siete alle prime armi e state per acquistare un cavalletto, un GorillaPod o un trepiede, quello che volete, assicuratevi che l'attacco della testina sia Arca Swiss, perché vi aiuterà tantissimo e ridurrà tantissimo i tempi per cambiare macchina fotografica da un cavalletto all'altro, eccetera. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Se la spiegazione vi è stata utile, lasciatemi un like per farmi capire che avete apprezzato questo contenuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica per rimanere sempre aggiornati. Seguitemi su Instagram, nicolas.toninelli, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!